Queste sono le Puma Deviate 3, rappresentano una scarpa super solare, flessibile, con la piastra in carbonio, adatta per i podisti amatori evoluti, ma non solo, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche in una giornata di sole. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 262 grammi, dimagrita di circa 7-8 grammi rispetto al modello precedente, drop 10, 39 mm nel tallone, 29 mm nell'avampiede, utilizza una nuova mescola in TPU azotata che consente di correre davvero velocemente se siete in grado di sprigionare il vostro motore. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Puma Italia per effettuare la recensione dei contenuti su Instagram, loro preferiscono quel mezzo di comunicazione. L'ho utilizzata in Sardegna, effettivamente molto sabbiosa. Queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato, e soprattutto a chi ha dato questa scarpa, sapendo che Puma non ha avuto la possibilità di vedere questa recensione e voi siete i primi. In primo luogo la Tomain Engineering Mesh, che è davvero molto traspirante ed estate funziona, tra virgolette, molto bene, utilizza comunque il power tape nella parte laterale, sia a destra sia a sinistra, cosa che consente di avere un bloccaggio perfetto del piede, garantito anche dal fatto che comunque la scarpa è relativamente stretta nell'avampiede, però il tessuto in mesh ingegnerizzato vi consente di avere il piede molto coccolato. Utilizza dei lacci piatti in tessuto tradizionale che comunque non tendono a slacciarsi, anche grazie al fatto che la lunghezza è assolutamente perfetta e che l'allacciatura con 5 occhiali, di cui la parte mediale utilizza un nastrino che consente di tirare la scarpa davvero a piacere, questa cosa vi permette un bloccaggio del piede perfetto. Utilizza poi una linguetta davvero molto sottile, traspirante, traforata, che forse secondo alcuni potrebbe essere leggermente troppo corta, d'altro canto però è abbastanza imbottita dove si allaccia la scarpa stessa e quindi non avrete nessun problema. L'inserimento del piede avviene in maniera molto semplice e soprattutto la linguetta è comunque a soffietto, quindi non si slaccerà in nessun modo, è simile a quella del modello precedente, anche se in questo caso era forse leggermente meno traspirante. Infine, a livello di numero, suggerisco lo stesso numero in casa Puma e anche dei modelli precedenti. Soprattutto ho amato il fatto che la scarpa sia comunque stabile grazie a un tallone abbastanza accondiscendente, non c'è una quantità importantissima di tessuto nella parte posteriore, ma al tempo stesso il tallone è pieghevole, pur avendo nella parte inferiore una conchiglia che comunque consente di gestire più o meno la stabilità. Da notare poi che mentre lo spazio nell'avampiede è assolutamente molto simile, nel tallone la base è stata ristretta, cosa che vi permette di correre forse leggermente più velocemente perché starete al contatto al terreno di meno, ma sicuramente con questa scarpa è diminuita la stabilità che invece era più presente nel modello precedente. Per evitare poi che il tallone fosse troppo flessibile è stato aggiunto un pezzo di plastica nella parte posteriore a modo conchiglia in modo tale da garantire una sorta di contenimento almeno parziale. Ho amato poi davvero l'intersuola che è cambiata rispetto al modello precedente che era in Nitro Elite nella parte superiore, in Peba nella parte inferiore, utilizza una mescola azotata TPU che è molto reattiva, veloce e al tempo stesso più leggera, cosa che vi fa correre davvero velocemente se il vostro motore ve la consente. Da notare poi che invece la piastra in fibra di carbonio è assolutamente più flessibile rispetto a quella del modello precedente, che comunque si piegava abbastanza ma molto di meno rispetto a quella nuova, e quindi la domanda è: ma questa scarpa mi fa correre più velocemente o più lentamente? Merito della piastra, merito della mescola? Alla fine secondo me dipende molto, perché la struttura, il design è pensato in maniera diversa e anche il battistrada ha un impatto sul vostro modo di correre. Chiaramente tutto dipende da come appoggiate. Applaudo chiaramente la scelta di design di Puma di avere una scarpa meno rigida, che quindi consente un affiancamento della scarpa da gara con una da allenamento, che comunque però ha una mescola davvero molto reattiva. Chiaramente il vostro motore vi spingerà a correre velocemente, ritengo che almeno sulle brevi distanze questa sia quasi equivalente a quella da gara. A livello di battistrada poi questa scarpa utilizza il famoso Puma Grip, ma c'è Puma Grip e c'è Puma Grip. In questo caso la mescola, la gomma è leggermente più sottile, la quantità della gomma stessa è pure diminuita, soprattutto nella parte del tallone dove invece nel modello precedente era davvero copiosa,
Inoltre i tacchettini sono leggermente più smussati rispetto invece a quella del modello precedente. Questa cosa ci permette di dire che comunque la durata è assolutamente molto buona, comunque la gomma è presente solo dove serve, visto che nella parte mediale c'è una quantità di gomma esposta e soprattutto un foro nella parte centrale, questa cosa comunque garantisce che la scarpa sia più leggera rispetto al modello precedente. E con la pioggia come si comporta? Beh, ovvio, l'ho provata in Belgio e secondo me i tacchettini sono molto più sottili, di conseguenza si slitta leggermente di più rispetto invece al modello precedente che era incollato al terreno, ma soprattutto la tomaia, che è molto più traspirante, probabilmente era inferiore in una condizione piovosa come quella di questi giorni. Un altro aspetto molto interessante secondo me è che questa scarpa può consentire di sostituire le solette con dei plattari personalizzati, è più un unicum sul mercato perché solitamente le scarpe di questo tipo non lo permettono. D'altro canto però, come ho già detto, la scarpa non ha un supporto per l'iperpronazione, quindi dovreste effettivamente farvi fare dei plantari personalizzati adattati a questa scarpa. Tra l'altro sarebbe leggero se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. In questi giorni saranno sicuramente copiose e soprattutto vorrei riprendere a correre, ma questo lo saprà solo il tempo. Non bisogna poi trascurare che questa scarpa ha una durata assolutamente eccezionale, anche grazie al fatto che la piastra non è così aggressiva, che la mescola è particolarmente efficace anche dopo 300-400 km, la potreste usare dal mio punto di vista almeno fino a 600-700 km, poi se volete potreste comunque utilizzarla sul tapis roulant dove c'è una maggiore ammortizzazione. E quindi a chi è adatta questa scarpa? Sicuramente al podista amatore che volesse cercare una scarpa con il carbonio ma senza essere super aggressiva, al tempo stesso podista che pesi fino ai 75, massimo 80 kg, grazie comunque alla ciccia nel tallone, il fatto che utilizza un drop di 2 mm più basso rispetto a quello del modello precedente può anche offrire al podista tallonatore un appoggio davvero sul cuscino. A livello di distanze poi, se il modello precedente dopo l'ora e mezza di corsa poteva crearvi qualche problema, soprattutto in avampiede, con questa scarpa potreste correre sicuramente più tranquillamente e anche fino alle 2 ore e mezza. E a livello di ritmi però la scarpa è molto veloce, come ho già detto, rispetto all'altra secondo me leggermente di meno, ma al tempo stesso grazie al fatto che sia meno rigida vi consente di correre anche lenti, diciamo a partire da 5.30 al chilometro fino ad arrivare sicuramente sotto i 3.30, ma probabilmente anche qualcosa in meno, però effettivamente ci sono delle soluzioni alternative migliori anche in casa Puma. Non sono chiaramente tutte rose e fiori dal mio punto di vista, ci sono due aspetti da considerare in caso di acquisto. In primo luogo sicuramente il fatto che questa scarpa è più estiva che invernale, perché la tomaia non è così calda e ovviamente uno si lamenta quando in estate la tomaia è troppo calda, in questo caso potreste avere qualche problema se correte lunghi, soprattutto per 2-2 ore e mezza, nel caso in cui ci sia questa pioggia o addirittura ci sia un tempo da lupi. Inoltre, se è vero che è migliorata sensibilmente la versatilità di questa scarpa e che quindi potreste utilizzarla per un intervallo più ampio, dai 5.30, come ho detto, fino ai 3.30, probabilmente correndo più velocemente dovreste avere davvero un ottimo motore per portarla sotto i 3.30, e questa cosa potrebbe non piacere a chi invece cercasse una scarpa con la piastra in fibra di carbonio che costasse relativamente poco, e in tal caso questa forse non è la scelta principale, ma ci sono delle alternative anche in casa Puma. Nella scelta d'acquisto è poi importante capire se prendere la versione migliore, che si chiama Deviate Elite Nitro 3, che è questa, e sia nella colorazione originaria sia in quella nuova delle Marathon Series. Dal mio punto di vista ritengo che questa scarpa sia molto molto più leggera, circa 70 grammi in meno, 75, ma dipende dal vostro numero. Al tempo stesso la mescola è molto più morbida e quindi la potreste sicuramente utilizzare per correre non soltanto lentamente, sarebbe però uno spreco, ma soprattutto molto molto velocemente. Ha una piastra davvero aggressiva, ma la combinazione tra piastra aggressiva
e mescola molto morbida vi consente comunque di utilizzarla anche per distanze molto lunghe ed è stata vista da 4 podisti nei primi 100 alla Maratona di Berlino. In conclusione, Puma ha fatto una cosa eccezionale perché ha democratizzato una scarpa con la piastra in fibra di carbonio, rendendola meno aggressiva al tempo stesso, grazie a una mescola davvero piacevole da potersi usare per correre a lungo. Non la suggerisco con la pioggia e tantomeno durante le stagioni super fredde, però ovviamente non si fanno le recensioni con la pioggia. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima.